nazisti dal marzo del 42 fino al maggio del 44 usano un'altra rampa che è fuori, Primo Levi arriva là. È solo a partire dal maggio del 44 che i nazisti decidono, in previsione dell'arrivo degli ebrei ungheresi, che sono 438.000, quindi un numero impressionante, si mettono in mente di portare la ferrovia all'interno in modo che la gente, quasi inconsapevolmente, vada alle strutture di messa a morte a piedi, senza più problemi. Piero Terracina, Nedo Fiano e Sami Modiano sono arrivati qui, su questa rampa. C'era un silenzio totale quando il nostro treno si è fermato qui. Poi a un certo momento abbiamo sentito all'esterno di questo treno degli ordini in tedesco che non capivamo, raus, schnelle, verfluchter, e per noi c'è stato un panico totale, una confusione totale, non si capiva assolutamente niente. Io avevo 13 anni e mezzo, mi ricordo mio papà mi ha preso con la mano sua destra e ha preso mia sorella Lucia con la mano sinistra, ci teneva stretti perché non voleva perderci di vista. Hanno incominciato a spingerci, a bastonarci, ha preso tante di quelle botte, poverino, che ha fatto tutto il possibile per tenerla vicino a lui. Insomma, da quel momento in poi avevamo perso di vista mia sorella, ci hanno separato. Quando poi, rientrando nei lager, abbiamo chiesto agli altri ma dove sono andati i nostri padri, i nostri zii, i nostri cugini, e ci hanno indicato un fumo dicendo: vedete quel fumo? Sono tutti là dentro. Dunque, scusatemi, io mi fermo qui perché non ce la faccio più. Della mia famiglia siamo stati deportati in 8 e quando io sono tornato a Roma mi sono ritrovato solo e disperato. Noi eravamo in 64 persone dentro il nostro vagone, in mezzo alle urine e agli escrementi. Soltanto una volta, esattamente a Monaco di Baviera, avevano dato una pulita ai carri e ci avevano dato della paglia da mettere sul fondo. Il treno sostò fuori del campo parecchie ore, poi entrò qua dentro. Aprirono i carri tutti quanti insieme. La gente doveva buttarsi di corsa giù dai carri. Parlavano una lingua per noi assolutamente sconosciuta, ma c'è un linguaggio che si capisce subito, ed è il linguaggio del bastone. Un SS indicava chi doveva andare a destra, destinato alle camere a gas, e chi doveva andare a sinistra. Vidi separare mamma da mia sorella. Mamma a destra e Anna a sinistra, non si volevano lasciare. Poi la stessa cosa nella fila degli uomini. Separarono papà e nonno da una parte, io e i miei fratelli dall'altra. Queste file si allontanavano, papà ogni tanto quando camminavano andavano verso quel bosco laggiù. Papà ogni tanto si voltava, alzava una mano, ci salutava. C'era una confusione unica, non era possibile capire niente. Ho visto mamma poi che è andata avanti e ha raggiunto le altre donne e poi si è allontanata e io non l'ho vista più. È andata al crematorio, io non l'ho vista naturalmente, ma insomma il percorso è stato quello, non l'ho più vista. E sono rimasto con papà, e io e lui siamo entrati nel gruppo delle persone che sarebbero state uccise dopo, ma che nel frattempo era bene sfruttare. Qui c'è la storia del Novecento racchiusa interamente, qui c'è la follia della discriminazione dell'uomo nei confronti dell'uomo, l'idea della superiorità di qualcuno nei confronti di qualcun altro, la trasformazione dell'uomo in una macchina capace di uccidere, di pensare di cancellare popolazioni, religioni, culture, storie, eccetera. E quindi mi sembrava giusto utilizzare l'opportunità di ascoltare direttamente le testimonianze che voi avrete documentato per continuare un lavoro di memoria che per me è una specie di ossessione. Le sauna sono quelle strutture in cui i nuovi arrivati scelti non per andare a morire subito vengono immatricolati. In fondo c'era un tavolo con le SS sedute, tutte perfettamente con la divisa, noi nudi, completamente nudi, e loro con la divisa, addirittura con gli stivali lucidati al massimo. E lì venivamo immatricolati. Questo numero ci veniva poi impresso sul braccio sinistro. Una volta denudati completamente si veniva in questo corridoio, mettevano in queste camere che vedete la disinfezione dei nostri vestiti e si andava avanti cammin facendo fin quando poi si arrivava alla disinfezione completamente, al taglio dei capelli, e l'ultimo atto era il numero sul braccio all'uscita di questo posto. Io per ricordare il mio numero devo sempre alzare, tirare su la manica e leggere almeno i primi due numeri per ricordarmelo. Invece Andra se lo ricorda a memoria. Io se non guardo i primi due, poi mi va bene. 7-6. Sì, poi mi va bene. E lo ricordo, non lo so perché inconsciamente non ricordo questo numero, anche perché io questo numero non lo cancellerei mai. Lo porto anche, non lo so come dire, fiera di portarlo, perché io sono qui che parlo con voi e ce l'ho fatta. Ed è una cosa che mi fa veramente bene. Il mio numero è 76483. Forse io lo ricordo perché fa parte di me, è come se l'avessi avuto da sempre. Non mi serve alzare la manica, è proprio, non potrei, come ha detto lei, mai cancellarlo, proprio mai. Ma uscite da qui, l'unica cosa che posso dire è che è incominciata una nostra nuova vita, e quello che può impressionare, o mi impressiona oggi che sono grande nonna, è che ci siamo abituate subito alla nostra nuova vita. Bisognava stare molto attenti nel campo alle amicizie che si facevano, perché la cosa più comune purtroppo era il furto. Rubare il pane a un compagno significava affrettarne la fine, dovevamo fidarsi uno dell'altro. E questo con Sami è avvenuto, e siamo rimasti sempre insieme, ci raccontavamo anche le nostre cose, forse anche in qualche caso, probabilmente anche qualche barzelletta, per cercare di sostenerci uno con l'altro. Sono qui perché una mia zia, Edith Bruck, che è un'ebrea ungherese, è stata 6 mesi ad Auschwitz-Birkenau, e poi da qui 1200 donne sono state portate in giro per altri campi perché si stavano avvicinando gli alleati, e da 1200 sono arrivate in 12. Allora io ho sentito un po' di racconti suoi, e ogni volta che vedevo le immagini di Auschwitz e di quella ferrovia che arrivava davanti a quel cancello mi provavo un senso di disagio, ma anche non solo per quello che è successo, ma anche per il fatto di non essere mai venuto. È molto toccante tutto questo, poi sentire i racconti dei sopravvissuti è abbastanza impressionante. Credo che per me questa esperienza abbia una valenza diversa, perché io sono di una città che è Cassino, che credo sia la città simbolo per eccellenza per la guerra, per gli orrori della guerra. Quindi vedere queste cose, anche se da angolazioni diverse, e da situazioni diverse, per me è un rivivere i racconti dei miei nonni, i racconti dei miei zii, i racconti dei miei genitori, che sono scampati e molte volte non si capisce nemmeno come, a un'altra morte, nella stessa guerra, in quello stesso periodo. E comunque è una cosa che bisogna tramandare ai giovani, e quando c'è qualche focolaio, anche minimo, di lotta a qualcuno che è diverso, a prescindere dal perché sia diverso, bisogna che tutti quanti noi ci impegniamo perché questo non accada, perché sarebbe veramente sconfessare quello che di buono è stato fatto in questi anni da dopo la guerra a oggi. La capacità di messa a morte è sempre stata superiore alla capacità di liquidazione dei cadaveri. Pensate, 4-5.000 persone al giorno. Il crematorium è una struttura complessa, non è un insieme di forni, ma soprattutto è spogliatoio e camera a gas. Questa è la cosa più importante. Per la prima volta i nazisti mettono insieme la struttura per uccidere e la struttura per liquidare i cadaveri. Quindi qui c'era solo un terrapieno ricoperto d'erba e non si vedeva nulla, la struttura era sotto terra. L'unica cosa che emergeva dal suolo era quella struttura là in alto con un enorme camino. Quindi la gente scendeva da quelle scaline ed è lì che i nazisti incominciavano l'ultima fase della loro propaganda. Questi sono i crematorium, perché prima si chiamavano bunker ed erano solo delle fattorie adattate a camera a gas con delle fosse comuni intorno. Adesso invece fanno queste strutture in cui sotto c'è una camera a gas e ci sono delle altre colonne fatte a rete, colonne diverse che non sono le colonne portanti come queste qui, che vedete, questa è una colonna portante in cemento. Quelle altre sono vuote dentro. E dentro viene buttato il Zyklon B. Il Zyklon B è acido cianidrico fissato su dei gessettini, e quindi la gente in 10 minuti muore. A questo punto c'è l'estrazione dei cadaveri e li mettono nella sala dei forni. Non lo sapevo che era un crematorio, non potevo saperlo. Vedevamo un camino e da quel camino uscivano fiamme e fumo 24 ore su 24. E da lì inconsciamente, forse perché l'abbiamo sentito dire, sapevamo che molti di noi uscivano, ma non lo sapevamo come. Sono cose che poi le abbiamo elaborate più tardi. Non ho mai pensato che potevo morire, avevo solo 6 anni e mezzo quando sono arrivata qui e per un bambino sicuramente la morte non è la stessa cosa che lo era già per Sami, che ne aveva 13 di anni, anche se anche lui era un bambino, ma 7 anni di differenza sono importanti. Io, pur avendo 4 anni e mezzo, ricordo benissimo l'odore di bruciato che c'era, era continuo e c'era l'aria che non era pulita perché c'era sempre il pulviscolo e il terreno dove l'erba era inesistente era grigio perché era pieno di cenere. Per andare al lavoro facevamo un ampio giro e passavamo poi davanti qui ai crematori. Molto spesso le porte dei crematori erano aperte e si vedeva tutto. E quando erano aperte, quando noi passavamo qui davanti la mattina e la sera al rientro nel campo, quando passavamo lì davanti e vedevamo la porta aperta, avevamo sempre il timore che ci facessero deviare e entrare dentro. Quindi sapevamo tutto e vedevamo tutto. Io ero convinto di non farcela, al 100%, di non farcela. Mi avevano riconosciuto che non ero più adatto ai lavori. poi ci sono state delle ragioni che sono inspiegabili, davvero inspiegabili. Il giorno dopo, avendo ricevuto qui un ufficiale, aveva l'ordine di scaricare un treno di patate destinate per i tedeschi, sono venuti a cercare manodopera nei lager, ma tutti i lavoratori erano già andati via, e questo ufficiale, si vede che l'aveva fatto un'altra volta, è venuto qui nelle camere a gas, nei forni crematori, a cercare personale per andare a scaricare questo treno di patate. Difatti hanno aperto questo posto dove eravamo una ventina di persone in attesa di essere eliminati e ci hanno portato a scaricare questo treno di patate. Poi, per quale motivo, non so dare una spiegazione, ci hanno riportato indietro, ma invece di portarci qui ci hanno riportato nel lager D, dove non posso rendermi conto il perché. Essendo, può darsi, uscito dalla porta e rientrato dalla finestra, di nuovo mi sono messo a lavorare. Qualche settimana fa il presidente dell'Iran, Ahmadinejad, ha di nuovo in piena assemblea delle Nazioni Unite addirittura negato l'olocausto. 3 mesi fa un folle, ma in nome di aberranti disvalori simili, il razzismo, la lotta e l'odio contro la diversità, l'odio contro la società aperta, multietnica, un folle ha ucciso 90 ragazzi. In un'isola che facevano un campeggio in Norvegia. Insomma, come si vede, non è solo una difesa della memoria, ma è anche un impegno a trasmettere quella memoria perché questi orrori non accadano mai più e perché si possa davvero costruire e vivere in un mondo dove le diversità siano una ricchezza e dove l'inclusione, l'apertura, il dialogo tra etnie, culture, religioni sia il pane quotidiano. Penso che chiunque dovrebbe venire a fare visita ad Auschwitz perché è un punto fermo, drammatico della storia dell'umanità. Quello che mi colpisce incredibilmente dai racconti dei sopravvissuti è che in un posto di morte di queste dimensioni la vita ha avuto sopravvento, quindi il legame con la vita di questi sopravvissuti che mantengono come ragione di vita l'identità di quel numero che hanno sui loro polsi è una cosa incredibile che mi ha colpito tantissimo e penso che debba essere testimoniata in continuazione, quindi anche da noi. Le 2 bambine, Andra e Tatiana, avevano 1 anno e mezzo di differenza, ma erano uguali, sembravano gemelle. Una persona come me che vive una vita privilegiata, così facile, così piena di emozioni positive, insomma a un certo punto bisogna anche riuscire a capire fino in fondo che cosa si ha alle spalle, no? che tipo di storia si ha e conoscevo tutto della Shoah, però insomma venire qua significa girare la boa, no? Ecco, adesso tornando indietro verso il traguardo, diciamo che ho più possibilità di pensare e di dire anche ai miei nipoti che forse a 14 anni il primo viaggio che va fatto, uno dei primi viaggi che vanno fatti, è proprio in un posto di morte per un ragazzo che ha tutta la vita davanti. Fra il lager A e il lager B ci divideva un filo spinato ad alta tensione e finalmente una sera, fra quelle sagome che vedevo di rimpetto fra le donne, ho intraveduto. Ho avuto difficoltà, credetemi, a riconoscere mia sorella. Mi sono trovato davanti una ragazza con i capelli rasati a zero, un pigiama a righe, ma molto molto dimagrita. Ma era lei e questo era sufficiente per consolarmi. Avevamo una fetta di pane di 125 grammi ognuno di noi. Io con un gesto rapido gli ho buttato questo fazzoletto, questo panno, dove all'interno c'era la mia fetta di pane di 125 grammi di pane. Lei ha raccolto questo panno, anche lei aveva la sua fetta di pane, l'ha rimessa nel quel panno, ha rinchiuso tutto l'involucro e me l'ha buttato dall'altra parte indietro. Dunque l'ultimo suo gesto di mia sorella è stato quello di farmi ancora da mamma e da sorella. Da quel momento in poi non ci siamo visti più, perché mia sorella non è venuta più all'appuntamento. Io insistevo credendo che era nella sua impossibilità di venire, ma poi non ci è voluto molto tanto per capire che mia sorella non ce l'aveva fatta. Fortemente voluto essere qui e anche in particolare è importante essere con questo gruppo, che comunque è un gruppo che al di là della provenienza politica condivide comunque la responsabilità, condivide l'aspetto decisionale del nostro paese e credo che sia importante per poter guardare avanti essere ben consapevoli di quello che è stato il passato. Io me l'aspettavo questa dimensione così grande, perché una strage così pazzesca doveva avere anche delle dimensioni fisiche così grandi. Quello che mi ha colpito molto è questo invece esile e piccolo binario di treno che entra dentro in questa piccola porta, e attraverso questa piccola porta sono entrate migliaia e migliaia di persone, ma una cosa proprio piccolissima. Il figlio di un deportato è, credo, come il deportato stesso porta con sé tutta la vita questa esperienza, un po' come il marchio, il tatuaggio che papà ha sul braccio a 5405. Perché si vive in una famiglia dove questo marchio aleggia in tutte le cose che si fanno, nell'amore e nella difesa dei diversi. Perché chi è stato a Birkenau come papà e ha visto bruciare in una notte 15.000 zingari ti insegna ad amare quelli che sono più diversi dagli altri e meno difesi. Credo che la memoria di Auschwitz tramandata da mio padre a noi figli sia stato un grande, lungo e infinito insegnamento morale, e forse c'entra anche qualcosa con la scelta di vita, di fare una vita pubblica che poi io ho fatto. Non riesco a ritrovarmi, mi sento quasi estraneo, che sono afflitto da una strana sordità. Appena 19enne, ero naturalmente impari a questa prova. Devo cercare mia madre. Siamo ad Auschwitz-Birkenau. Salto da lei, l'abbraccio con disperazione. Sono commosso e non riesco a trattenere le lacrime che si mischiano con quelle del suo volto bagnato. Questo del volto bagnato di mia madre mi insegue da una vita. Ricordo, sembrava fosse venuta fuori da una doccia. Non riusciamo a parlare, piangiamo senza allentare la stretta che ci unisce. Nedo, Nedo, abbracciami! Non ci vedremo mai più. Quel grido di mamma mi accompagna da una vita. Si poi si suscitano un profondo orrore, perché qui è stato organizzato in maniera industriale la distruzione dell'uomo, come appunto ricordato anche da Primo Levi. I letti a castello che ho visto qui ad Auschwitz mi hanno ricordato i nostri centri di identificazione ed espulsione. È chiaro che le due cose sono, per fortuna, ancora diverse. Però attenzione, perché poi sono appunto queste logiche che hanno portato alla distruzione dell'uomo, e allora io dico che oggi, se questo non avviene nel nostro paese, tuttavia ci sono delle cose che vanno combattute. Questo è un impegno che secondo me ancora noi dobbiamo assumerci, con la sensibilità appunto di un politico che può dire e fare ciò che magari un cittadino non conosce. Queste cose, se sono accadute nel loro orrore, vuol dire che possono accadere ancora, e quindi bisogna sempre tenerle dentro di sé come una memoria indelebile. In fondo il nazismo nacque anche in condizioni economico-sociali particolari, nacque dalla disperazione successiva alla Prima Guerra Mondiale, nacque dalla crisi successiva alla Grande Depressione del 1929. E la guerra nacque dopo l'ulteriore depressione e recessione del 1937, quindi c'è un rapporto tra le condizioni sociali e il perdere la ragione, la speranza, il farsi dominare da paure, anche da paure irrazionali, come la paura degli ebrei, no? E quindi anche da questo punto di vista c'è una terribile attualità.